Grazie per essere venuto qui in una giornata così, così terribile, Ministro degli Esteri. Allora, una giornata terrificante che ci coinvolge direttamente e che arriva subito dopo una giornata in cui invece sembrava di aver fatto un passo avanti con l'arresto di Salah. Le due cose sono collegate? Ma direttamente mi sembra improbabile che siano collegate, perché un attacco delle dimensioni di quello di stamattina, sconvolgente, con quelle conseguenze, non è una cosa che si organizza in poche ore in reazione a un arresto. Sicuramente era qualche cosa che è stato organizzato da alcune settimane, immagino. Quante di queste situazioni sono organizzate? Quanti altri attentati è possibile immaginare che possano accadere? Ma è difficile fare previsioni, dobbiamo, credo, sapere due cose. Primo, che certamente il Belgio ha delle condizioni particolari, una concentrazione di, come si dice, foreign fighters, cioè di, rispetto alla popolazione, un numero di persone che sono andate a combattere con Daesh in Siria molto molto alto. Questo è un dato proprio del Belgio? È un dato che è molto caratteristico del Belgio. Però non si può dire che altri paesi, incluso il nostro, possano considerarsi fuori da questa minaccia. La seconda cosa che dobbiamo, credo, dire è che noi vinceremo questo scontro, questa battaglia. Deve essere molto chiaro che tra la democrazia e il terrorismo, tra la vita e la morte, tra chi sta cercando di mettere in discussione il nostro sistema di vita normale, colpendo un aeroporto, una metropolitana, un teatro, un ristorante, e le forze della democrazia, alla fine non c'è partita, cioè noi vinceremo e i terroristi perderanno. Ministro, mi dica una cosa. Quando succede quello che è successo oggi, si può dire che ha fallito l'intelligence, oppure è proprio impossibile evitare che tra le tante azioni che si preparano ogni tanto qualcuna non ne vada a segno? Ma ci dobbiamo, credo, rendere conto delle caratteristiche di questa minaccia terroristica. Noi il secolo scorso abbiamo avuto terrorismo politico, terrorismo mafioso, terrorismo separatista in alcuni paesi europei, molto violento. In questo secolo abbiamo avuto per alcuni anni il terrorismo di Al-Qaeda, che faceva operazioni alle ambasciate americane, alle Torre Gemelli, gente che veniva da fuori e compiva azioni molto spettacolari. Questo terrorismo che si richiama a Daesh nelle metropoli europee è una specie di terrorismo della porta accanto, è un terrorismo che nasce dentro i quartieri delle nostre città. E quindi in un certo senso è più pericoloso, si rivolge anche a obiettivi che i tecnici definiscono soft target, cioè degli obiettivi normali. Vai a colpire una pizzeria, non l'ambasciata americana, vai a colpire un teatro, non le torri gemelle. Sono infiniti. Sono... Quindi certamente è una sfida per l'intelligence, cioè, e per le forze di sicurezza. È un terrorismo quotidiano, diciamo. Può essere chiunque vicino a noi e può essere qualsiasi l'obiettivo. È un terrorismo che nasce dalla radicalizzazione di una parte della società islamica nelle nostre città. Anche nelle nostre italiane? O il fatto che da noi sia meno sviluppato? Lei prima diceva in Belgio ce ne sono tanti, no? Perché il Belgio è una città in cui si sono radunati da tanto tempo degli immigrati che sono cresciuti, hanno avuto figli, siamo probabilmente, come in Francia, la seconda, terza generazione. L'Italia è esposta quanto queste nazioni? Se dovessimo stabilire una misura dell'esposizione, si potrebbe dire che noi siamo meno esposti, si potrebbe dire che abbiamo un funzionamento dell'intelligence e delle forze di sicurezza che ci rassicura. Ma purtroppo esserlo meno non significa non avere rischi, perché per compiere un atto ignobile e sanguinario come quelli che sono stati fatti stamattina bastano due persone. Quindi dobbiamo essere consapevoli
certo della gerarchia del rischio, ma anche essere consapevoli del fatto che anche un apparato di sicurezza efficiente, anche dei servizi efficienti, non possono cancellare il rischio. Quindi serve un paese anche unito, pronto anche ad affrontare prove difficili, consapevole che vinceremo questa prova. Senta, le opposizioni dicono che è anche colpa del governo e della nostra politica di immigrazione. È una persona sempre molto obiettiva e serena nel valutare anche le critiche politiche. Può essere che abbiamo sbagliato qualcosa? Ma io penso che di infallibile non c'è nessuno, ma purtroppo molti degli attentati a cui abbiamo assistito in questi mesi in Europa sono attentati che non hanno nulla a che fare con l'immigrazione. E questo non è una cosa che ci rassicura. No, appena detto che anzi può essere una... Dobbiamo sapere che in questo senso il governo insiste molto su una dimensione non solo di sicurezza, non solo militare di questo confronto, che per prosciugare l'acqua in cui nuota questa minaccia, che è una minaccia diversa da quelle del terrorismo del passato, ci vuole anche un'azione culturale, sociale, perché qui è successa una cosa enorme, e cioè che una porzione, per quanto molto limitata, di comunità islamiche, una infima minoranza rispetto alla grande realtà delle comunità islamiche, ma quella porzione si è radicalizzata e ha scelto il terrorismo. O riusciamo ad isolarli, a impedire un contagio nelle comunità islamiche. Che abbiano consenso. Insomma. Che abbiano consenso. Un problema con cui in situazioni cioè, completamente diverse abbiamo avuto motivi... a che fare in Italia nel terrorismo del secolo scorso. C'era un'area sì. di consenso. Bisogna togliere i motivi per cui le persone aderiscono. Bisogna in gran parte. Colpire i responsabili con una giustizia che funziona, con una sicurezza che funziona, con le forze dell'ordine, e bisogna però non sarà un esercito di sociologhi che sconfiggerà il terrorismo. Quindi servono misure di sicurezza, serve l'esercizio di una giustizia severa, ma serve anche intervenire su un contesto per più evitare generale. Che si espanda. Senta, mi dice come funziona l'accordo europeo complicatissimo che avete appena firmato sull'immigrazione. Cioè, i siriani che arrivano, la Grecia li può mandare in Turchia e la Turchia decide? Nella seconda versione, quella che è stata approvata qualche giorno fa, le cose sono più precise, e cioè la Grecia non fa respingimenti di massa, decide, analizzando caso per caso, chi ha il diritto all'asilo e chi non lo ha. Chi non lo ha viene respinto in Turchia. Contemporaneamente l'Unione Europea prende direttamente dai campi profughi e dalla Turchia rifugiati siriani, facendoli entrare direttamente in Europa. Funzionerà questo meccanismo? Perché io... l'Europa si affida alla Turchia? Non lo possiamo fare noi? Beh, perché la Turchia ha 2,5 milioni di rifugiati siriani, e lo spostamento anche di una parte limitata di questi 2,5 milioni verso la Grecia, che è lì di fronte a 5 chilometri, 10 chilometri, è all'origine della crisi della rotta balcanica. Io credo che non dobbiamo nasconderci che è un'operazione complicata, che va assolutamente monitorata nella sua attuazione, anche per i riflessi umanitari. Anche perché la Turchia non è che sia un paese... Ma se funziona ci regala un'opportunità, l'opportunità non di cancellare d'improvviso il fenomeno migratorio, perché solo chi vende cose che non si possono ottenere racconta che si può risolvere il problema rapidamente, ma si può consentire di ridurre i numeri, di ridurre i flussi. Se riduciamo i numeri e riduciamo i flussi, allora possiamo evitare azioni unilaterali di singoli governi che farebbero saltare Schengen e tante altre cose. Noi pensiamo a quelli che vengono da quella parte, ai migranti che arrivano da quella parte. Poi c'è la Libia. Noi siamo in guerra o no con la Libia?
No, certamente non siamo in guerra con la Libia. Stiamo per entrare in guerra o no con la Libia? Certamente non stiamo per entrare in guerra con la Libia. Stiamo andando o no in Libia? Al momento non stiamo neanche andando in Libia con funzioni di pace. Quello che ci augureremmo è... Quello che ci augureremmo è avere, non troppo in là nel tempo, un governo libico che piano piano riconquista il controllo del proprio territorio e chiede una mano sul piano della sicurezza. Questo siamo decisissimi e prontissimi a farlo. Senta, lei ma non si tratta di far guerre, spedizioni militari. Arriveranno in tanti, però. La Libia è 6 volte l'Italia. Non so se chi ci ascolta ha la dimensione di quanto è grande quel paese. Quindi nessuno pensi che ci possa essere una spedizione militare che occupa la Libia. Ci può essere un governo libico che chiede una mano e noi gli diamo una mano a formare del personale, a rendere più sicure alcune zone del paese. Ci vuole un governo però e ci stiamo lavorando. Senta, due casi restano aperti tanti, due ci hanno colpito tanto. No? Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano ucciso in Egitto. Abbiamo delle notizie sulle indagini sulla sua morte? Abbiamo avuto, dopo lo shock della sua morte terribile, abbiamo avuto un periodo in cui c'è stata una collaborazione, ma è stata una collaborazione un po' formale, diciamo la verità. Cioè, venivano date delle informazioni al team investigativo italiano che è al Cairo. Cercando di chiudere in fretta, prendetevi queste e andate. Non erano informazioni sufficientemente dettagliate e utili. Io mi auguro che la missione, la visita che ha fatto il Procuratore Generale della Repubblica, Pignatone, esattamente una settimana fa, sblocchi la situazione. E penso che quella visita possa essere stata un punto di svolta. Me lo auguro. Ce lo auguriamo comunque sicuramente. Comunque noi non ci rassegniamo... Alla versione ufficiale o di comodo. Mi dica, le rubo pochi secondi, Giovanna Lanzavecchia invece, una ragazza comasca di 24 anni che ora è detenuta a Istanbul in attesa di espulsione, fermata perché avrebbe fatto propaganda per il PKK e i separatisti curdi su Facebook. Una cosa incredibile. A riguardo cosa ci può dire? Posso dire che c'è una legislazione in Turchia che noi abbiamo più volte sottolineato la necessità che la Turchia faccia dei passi avanti sul terreno dei diritti umani. In questo caso la persona arrestata sarà, immagino, espulsa e rimandata in Italia. Possiamo discutere, questa è la legge e così funziona in Turchia nei confronti di un'organizzazione, il PKK, che non solo la Turchia ma anche l'Unione Europea considera un'organizzazione terroristica. Dobbiamo stare attenti a non confondere le organizzazioni terroristiche, i separatisti curdi iracheni, quelli siriani, sono tutte realtà molto diverse. Io ho incontrato il leader dei curdi. La realtà di chi scrive su Facebook rispetto a chi ha Quando sono andato ad Ankara ho incontrato Demirtas, il leader del partito curdo, che è il terzo partito in Turchia, che si muove liberamente ma che ha una pressione micidiale da parte del governo. Dobbiamo difendere i curdi che si battono per la democrazia, dobbiamo prendere le distanze dal terrorismo. Comunque lei ritorna in Italia. Lei tornerà in Italia. Ministro, grazie per essere stato con noi, grazie, bocca al lupo per tutto. Grazie. Buon lavoro mai come in questi giorni. Bocca al lupo. Grazie Ministro.